Fanciulle di bigodino.it e benvenuti ad un nuovo episodio di Video Games for Dummies. Visto che questo video cade nella settimana di carnevale, ho deciso anch'io di scegliere un costume ed ecco a voi, signore e signori, la youtuber struccata. Qualcuno non si è portata dietro i trucchi. E visto che a carnevale ogni scherzo vale, ho deciso di girare questo episodio nella location di Beauty Game. Ecco, dopo questa squallida introduzione direi che possiamo concentrarci sull'argomento di oggi, con cui andremo a chiudere il ciclo degli episodi dedicati alla postazione di gioco. Quindi facciamo qualche passo indietro, fanciulle, e torniamo a parlare della console. Se non avete visto il primo episodio dedicato a questa macchina, vi lascio qui da qualche parte il link. E torniamo sull'argomento perché l'ultima volta non vi ho proprio raccontato tutto quello che c'era da sapere sulle console. Come qualsiasi altro dispositivo tecnologico, ovviamente anche le console si connettono a internet. Avere a disposizione una connessione a internet sulla propria console è molto utile e ci dà la possibilità di accedere a tantissime opzioni e funzioni che offline non potremmo avere. La prima da citare, che è una delle più importanti, è ovviamente la possibilità di avere la modalità di multiplayer online. Il multiplayer online è quella particolare modalità di gioco che ci permette di sfidarci con altri giocatori attraverso l'utilizzo della rete, che si differenzia dal multiplayer locale, ovvero una sfida in split screen offline, quindi con lo schermo del televisore a metà e il vostro amico che gioca di fianco a voi. Il multiplayer non è soltanto una modalità di gioco, ma è anche la causa di molte incomprensioni tra genitori e figli, motivo per cui finiscono le amicizie, ci sono i divorzi. Quindi hot tip, fanciulle, mi raccomando, non disturbate mai un giocatore durante una partita multiplayer online. Ricordatevi bene questo concetto, fanciulle, perché dalle mie parole potrebbe dipendere la vostra sopravvivenza. Nel momento in cui abbiamo a disposizione una connessione a internet per la nostra console, in quel momento quella macchina si trasforma in un vero e proprio media center, ovvero un punto all'interno del vostro salotto che svolge diversi tipi di attività di intrattenimento. E questo grazie alle applicazioni contenute all'interno delle console, specialmente quelle di nuove generazioni. Applicazioni che vanno dai social network ai servizi di streaming, di musica e film online, al download e anche a una cosa che noi conosciamo molto bene, fanciulle, ovvero lo shopping. Beh, non proprio questo tipo di shopping, uno shopping di tipo videoludico. Infatti nella prima puntata, quando mi riferivo ai giochi, vi parlavo di supporto CD. E quella nello slang videoludico viene chiamata versione boxata. Però i giochi possono essere venduti anche nella loro versione digitale, quindi scaricati direttamente da internet. Quindi, come compito a casa, fanciulle, vi invito ad andare a vi invito a spulciare tutte le funzionalità che questa vi offre. E poi in un commento fatemi sapere qual è la vostra app preferita. Quella che trovate sviluppata meglio, quella che usereste di più, oppure quella che usate già su un dispositivo come computer, tablet o cellulare e che quindi sarebbe utile da usare anche su una console. Le mie preferite sono i servizi di musica in streaming, come ad esempio Spotify, perché avere una playlist aggiornata su vari dispositivi è una figata assurda, è proprio la pace dei sensi. Quindi per adesso è tutto, fanciulle, io vi invito ad andare a leggere l'articolo del giovedì dove troverete all'interno questo video, di condividere, commentare il video e di iscrivervi al canale di Bigotubo. Quindi per adesso è tutto, noi ci rivediamo settimana prossima, ma non di giovedì con un video, bensì di lunedì con un articolo, dove vi farò il resoconto della giornata di sabato che trascorrerò al Mantova Comics and Games. E nelle prossime settimane con un doppio appuntamento di Beauty Game. Quindi da Whitenell è tutto, io vi mando un bacio e a presto. Ciao!